Ora si registrerà la conferenza. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Questo è il primo webinar del progetto Una ripresa esponenziale, progetto promosso e avviato da CSMT in collaborazione con ExoMind e Hostech. Prima una breve introduzione tecnica su quello che, come funziona questo webinar. Avremo tre interventi nei quali i relatori esporranno il progetto stesso, le motivazioni, cosa ci aspettiamo da questo progetto, gli strumenti che noi mettiamo sul campo per una ripresa esponenziale della crisi. Lo strumento che noi adesso utilizziamo per il webinar vi permette di fare delle domande in chat. Sulla destra del vostro schermo dovreste avere la possibilità di scrivere in chat, potete scrivere direttamente alle persone o nella chat comune o agli organizzatori. Vi invito, quando lo ritenete più opportuno, a fare delle domande. Se ci fossero delle domande, farò al relatore una volta conclusa la sua esposizione, o se fossero interessanti possiamo anche interromperci. Vogliamo fare un incontro dinamico, non vuole essere una cosa monodirezionale nella quale noi vi spieghiamo soltanto, ma vorremmo sollevare dei dubbi, delle questioni e stimolare un po' la discussione, perché in questo momento è la cosa più importante, far nascere i dubbi e possibilmente, quando possibile, cercare di chiarirli. Oggi le persone che parleranno sono l'ingegnere Trichilo, che è presidente del CSMT, dopodiché seguirà l'ingegnere Corrado Laforgia, che è Operation Manager e direttore di Bosch VH8 di Crema, e qui ci sarà il dottor Cristiano Daoglio di ExoMind, e ci sarà un intervento breve dell'ingegnere Alberto Bonetti, sempre di CSMT. Quindi se siamo tutti pronti, noi condivideremo, alcuni relatori condivideranno lo schermo, quindi avrete anche del materiale che sarà disponibile alla fine di questo webinar, vi verrà mandato in mail. E nel frattempo il primo relatore è l'ingegnere Riccardo Trichilo, che vede sta già condividendo lo schermo e a cui do la parola. Riccardo, se sei pronto, quando vuoi. Bene, allora buonasera a tutti, è un piacere, vediamo, allora, essere qui con voi. Devo soltanto riuscire Per avviare la presentazione, il pulsante in basso accanto allo zoom più o meno No, sulla è che barra del menu appunto. in basso. Ecco, sono riuscito a farla apparire. Ok. Allora, buonasera a tutti. Già dal titolo del mio intervento, mi faceva piacere condividere con voi questo, cioè la ripresa esponenziale, fare un salto di qualità ai tempi del coronavirus. Già nel titolo, in sintesi, quasi fosse, no, una frase messa, mi piace chiamarla, no, una specie di poesia. La poesia ha questo effetto, no, di poter in maniera sintetica trasmettere. Comunque il concetto è proprio questo, di coinvolgere insieme a voi e vedere come riusciamo a ripartire dopo questa esperienza drammatica del coronavirus, e farlo addirittura in modo esponenziale, cioè in un modo così veloce, così come veloce è stato il virus a sbatterci a terra, e cogliere addirittura questo come uno sprone, come un'occasione per fare addirittura non soltanto un salto di ripresa, nel senso recuperare quello che ci ha portato via, ma addirittura cogliere l'occasione per un ulteriore rilancio. E la riflessione, infatti, che volevo condividere con voi è proprio questa, che è proprio la storia ci ha insegnato che l'umanità riesce a imparare proprio a fare di necessità virtù, e nei momenti più critici che riesce a, diciamo, a trarre
gli spunti per potersi quindi provare nuove idee, nuove creatività. Solo degli esempi piuttosto banali, probabilmente noti a tutti, ma solo per rafforzare il concetto. La macchina di Turing, no? Quel signore inglese che fu il padre, è stato di fatto il padre dell'informatica moderna, grazie a quella macchina che lui aveva concepito in quel momento per poter combattere criptare i codici nazisti. E per far questo, voglio dire, riuscì a inventare quella macchina. Hanno fatto anche un film molto, molto bello su questo. Però da lì poi abbiamo saputo trarre tutte le opportunità e i vantaggi che da questa idea, anche questa nata da una necessità, ne abbiamo tratto. Un altro molto grande, importante, è quello di Toyota, no? Che dopo la seconda guerra mondiale in Giappone non c'erano soldi, non c'era spazio, e quindi la necessità di dover essere snelli, dover fare molto con poco, dover essere quindi puntuali, just in time, e quindi poter rendere tutto molto efficiente, proprio perché poche erano le risorse, sia economiche che di spazio. Quindi è da lì tutto la nuova filosofia della Lean Production che ci sta accompagnando anche oggi, dopo ben quindi 70 anni e più. Detto questo, la riflessione che volevo fare con voi è: che cosa abbiamo imparato da questo coronavirus e da questa esperienza? Prendiamo di tante cose che potremmo dire, ad esempio quella che ci ha fatto riflettere sul concetto della interrelazionalità, nel senso come il rapporto di ognuno di noi può avere degli effetti su altri. E quindi un nuovo concetto anche di globalizzazione che viene superato da questa interrelazionalità, no? Come ognuno di noi può avere, quindi, dicevo, effetto sul comportamento degli altri. Vedete il discorso del contagio, e questa è una. E anche il senso quindi di superare il privato, il senso del singolo, a ragionare invece in logica di collettività. Queste sicuramente sono già delle riflessioni che possiamo trarre da questa esperienza. Altre che sono qui visualizzate ci dicono che sicuramente ci siamo resi conto che aver penalizzato in tutti questi anni, ad esempio, la ricerca sanitaria, ha fatto male. E quindi ora siamo tutti a correre ai ripari, cercando quindi di trovare un vaccino, capire meglio questa nuova minaccia, da cosa è costituito, e quindi tutti a fare un mea culpa di come, voglio dire, certe scelte scellerate del passato si ripercuotono. Altrettanto il concetto della innovazione. L'innovazione è anche questa, voglio dire, è stata messa a questo punto in giusto risalto, no? Anche nei momenti dell'emergenza. Vedete ad esempio anche il risalto che ha avuto l'idea di Innova, quella della maschera da sub che può essere utilizzata come maschera per la macchina d'ossigeno. Quindi tutte, voglio dire, l'ingegno, no? La necessità ha acuito l'ingegno, e chiaramente, e questi hanno fatto sì che c'è stato tutto un fermento, come pure trovare nuove soluzioni per fare mascherine o per fare dare soluzioni innovative di protezione o nuove app, o tutto questo, voglio dire, ha creato e ha stimolato proprio l'ingegno, ha stimolato tutti noi a magari a trascurare tempo, diciamo dedicare meno tempo magari a attività ludiche, anche perché stando relegati in casa magari c'è, cioè, anche questo aveva chiaramente degli impedimenti oggettivi. E nello stesso tempo, quindi, abbiamo avuto modo e tempo, e anche lo stress, c'era la motivazione, uno stress forte che ci ha reso tutti coesi e focalizzati nell'ingegnarci, nel sviluppare nuove idee. L'altra, lezione che abbiamo imparato e che stiamo imparando in questa esperienza, che forse è finita la fase 1, la fase dell'emergenza, ma ora inizia quella decisamente più complessa, quella
della fase in cui dobbiamo condividere in campo aperto, uscendo dalle mura domestiche che per certi versi, quindi ci hanno protetto, che per certi versi è stato, per quanto duro, ma è stato anche meno complesso, meno complicato. Sicuramente più complicato e complesso invece convivere in campo aperto. E quello che vi ha riportato nella slide è il concetto proprio che ci siamo resi conto della potenzialità e dei benefici che una sana padronanza della digitalizzazione ci può dare. Primi esempi è stato quando già i telegiornali parlavano di un'app di Singapore in grado di tracciare, di vedere. Ecco, quando la casalinga o la persona comune fino all'altro giorno ben poco magari sapeva di app, di digitalizzazione, di geolocalizzazioni. Erano, diciamo, fino a prima del coronavirus, patrimonio magari più di pochi adepti o del mondo industriale. Ora, chiaramente, gioco forza, obtorto collo, è salito alla ribalta internazionale, per cui ora tutti giustamente, sanno che c'è la possibilità di poter beneficiare di questi strumenti, di queste tecnologie digitali che, dicevo, fino a ieri sera erano, diciamo, dominio e patrimonio di pochi o comunque di un certo settore di attività e di attività sociali. Quindi tutte queste cose sicuramente hanno fatto la differenza. E a questo punto l'altra riflessione che volevo fare con voi è che quello che è accaduto ad esempio all'inizio del Novecento, quando siamo passati dall'energia idraulica, no? Che muoveva, ad esempio, io mi ricordo, sono stato direttore in Beretta per anni, quindi mi ricordo ancora delle foto che sono appunto in azienda, dove fanno vedere all'inizio del Novecento, fine 800, inizio del Novecento, le macchine mosse da cinghie, mossa a loro volta dal Mella, quindi l'energia idraulica proprio del fiume, quando questa è stata sostituita dalle macchine e quindi poi dall'energia elettrica, motore a scoppio ed energia elettrica. Quello è stato sicuramente un gap tecnologico importante. Quello che è accaduto negli anni 2000, in particolar modo con la quarta rivoluzione industriale nel 2011 in Germania, e poi, voglio dire, siamo arrivati. Abbiamo iniziato noi, dopo, nel 2016-17, con il decreto Calenda, ma ancora anche questo siamo all'inizio, è stato questo salto, no, dall'approccio tradizionale di un'azienda, lasciatemi dire, tradizionale, disorganizzata, sia in termini di lean, che è sprovvista a questo punto, direi ovviamente anche di soluzioni digitali e tecnologiche, rispetto ad un'azienda che invece si è data un taglio di lean e si è data quindi anche una logica di introduzione delle tecnologie digitali. Fra queste due realtà di oggi c'è più che un salto tecnologico, è un salto culturale, cioè proprio perché la tecnologia era ed è già disponibile da tempo, diciamo, l'impiegarla o no è un fatto di cultura, di avere proprio una mindset predisposto a concepire queste strategie di cambiamento, poi saperle implementare trovando le persone giuste e quindi monitorandone l'implementazione e seguendole e sostenendole. Quindi, come al solito, proprio si dimostra che la differenza la fa proprio l'impostazione culturale e il mindset. E questa slide sta proprio a rappresentare proprio questo, quindi la differenza fra un evidente salto tecnologico di più di 100 anni fa e quello che ad oggi stiamo vivendo come gap culturale. Ed essendo un fatto culturale, per quello che dicevo, che se ora sotto lo stress anche dell'emergenza, l'emergenza del coronavirus che ci ha messo, voglio dire, a sedere, tante aziende stanno soffrendo per mille motivazioni, la liquidità, la mancanza di fatturato, tra l'altro la gestione anche della minaccia sanitaria, del virus, i problemi quindi in azienda e i problemi nella vita privata. Quindi tutto questo stress dovrebbe quindi invece, questa è l'ipotesi, l'impostazione, favorire una volta per tutte che questo salto culturale, proprio perché sotto lo stress dell'emergenza, ora e proprio ora può avvenire. E tra l'altro la riflessione che volevo fare è che
che salto si tratta di fare. Cioè, quando si diceva, no, si diceva prima del coronavirus, no? Volendosi affrontare verso il 4.0, e si diceva, sì, ma io sono già 3.0. No, 3.0 cosa voleva dire? Voleva dire che io sono lean e sono integrato. Quindi integrato in tutte le mie infrastrutture, in termini di MES, in termini di MRP, quindi ho un sistema integrato di, diciamo, informatico che si complementa con il visual management dell'approccio Lean. Quando queste due cose viaggiano insieme, direi che allora ci sono i presupposti per poter dire che ok, hai raggiunto un buon livello di 3, diciamo, e puoi affrontare il percorso virtuoso verso il 4.0, che quindi ti porta quindi a essere, come dicevo, quindi un'azienda lean integrata. A quel punto puoi incominciare a mettere dei sensori là dove pensi che, voglio dire, ci sia, come di solito si dice, grasso che cola. Inizi quindi da questo punto di vista, incominci quindi a gestire questi dati che già avevi anche prima, ovviamente mettendo i sensori aumentano, e quindi ti fa però di ausilio, di aiuto, hai un po' di intelligenza artificiale, dico un po' perché non ne serve tanta, serve un po' di intelligenza artificiale che ti elabori, e dopo ne parleremo abbondantemente anche con, e meglio, anche in maniera più approfondita, con l'amico e collega Corrado Laforgia di Bosch, in modo tale che quindi fai machine learning e vai verso la smart plant del 4.0. Quindi questo per indicarvi che il percorso è abbastanza articolato, però per certi versi, e lasciatelo dire da chi appunto l'ha già affrontato e iniziato, e poi vi verrà spiegato, come dicevo, meglio anche da Corrado La foggia, è possibile ed è alla portata di tutti, di tutti. Non sono cose e percorsi che possono fare soltanto le grandi aziende, perché hanno risorse, perché hanno persone, perché hanno strutture in grado di concepire progetti così ambiziosi. Questo è alla portata di tutti, è solo un fatto culturale e di testa. Tant'è che oggi, quindi anticipo, questo perché parliamo di tecnologia con Bosch e poi parliamo di organizzazione con ExoMind, proprio perché si richiede proprio questa sana simbiosi fra la tecnologia, che è uno strumento che è fondamentale per poter quindi svolgere tutte queste attività, nello stesso tempo però si richiede che venga concepito in maniera ampia, strategica, che da un mindset predisposto a fare questo. Ricordo tra l'altro un concetto anche abbastanza semplice: la differenza che c'è fra il 3.0 e il 4.0, cioè, perché qualcuno dice io sono già 3.0 perché avevo i robot, avevo le mie macchine a controllo numerico, avevo il mio SCADA, avevo il mio MES, avevo il mio sistema integrato. Allora, se hai quello, come ho detto, quello è 3. Il 4 è che io faccio, a questo punto ho un controllo tutto in real time, ho tutto, buona parte in real time, e quindi ho Internet of Things, IoT, con i dati in cloud, e passo dal dato all'informazione. Poi un sistema di autoapprendimento e quindi arrivo a uno smart manufacturing. E quindi questo anche in maniera, per poter dire, anche in maniera abbastanza dicotomica, in maniera, guardate che il percorso è il 4.0, se affrontato e fatto bene, fa bene, ma per farlo bisogna passare a certe, ci sono certe regole, ci sono certi approcci che vanno, e strade che vanno seguite. Non mi va avanti. Scusate, non mi va avanti la slide. Okay. Quello che stavo dicendo, infatti, ed è una cosa su cui sicuramente l'amico Corrado dopo riprenderà meglio e diffusamente il concetto, è proprio quello del passaggio dal dato all'informazione. Il dato, alla fine, di per se stesso, per bello e affascinante che sia, se non è gestito per certi versi, è zavorra, è Burden lui stesso. Perché? Perché si crea addirittura
rumore di fondo, confusione, stress, perché deve essere alla fine, dice, avere tanti dati, ma non saperli poi o doverli poi, diciamo, decodificare, pulire e capire da estrarre da questa messe di dati quello che ti serve, cioè l'informazione. Questo è il vero valore aggiunto. Quindi fare questo salto è quello che fa la differenza. E questo salto qui è quello che oggi, con questa ripresa esponenziale, con questo webinar, vorremmo proprio riuscire a trasmettervi il valore, la valenza di questo passaggio e il come farlo, no? Con le persone e l'organizzazione giusta. Un esempio, tra l'altro, che mi fa piacere condividere con voi è che proprio il concetto, no, di questo passaggio, di cos'è il concetto di smart plant che ti dice, no, guardate un attimo Google Map. Google Map già oggi è in grado di dirti dove sei, ti dice se ci sono in tempo reale, se ci sono delle code, se si stanno formando, ti suggerisce delle soluzioni e delle strade alternative, si ricorda e sa che cosa hai fatto prima e quindi volendo, quindi ha memoria di tutto questo, quindi riesce di fatto a supportarti ed aiutarti. La smart plant di domani, nella nostra testa, quindi di domani mattina, è una Factory Maps, questo tra l'altro è un logo che come CSMT abbiamo depositato, proprio perché stiamo lavorando, il CSMT ormai da mesi con diversi partner, tra cui appunto Bosch, GP Progetti ed altri, stiamo lavorando proprio per costruire le tessere che compongono questo approccio per la strada virtuosa verso una smart plant in grado cioè di fare in fabbrica quello che Google Map fa nella strada. L'altra riflessione che volevo fare con voi è qual è il passaggio anche digitale dell'azienda verso, quindi in senso più ampio, quindi quello di company, quindi il capire cosa vuol dire introdurre e utilizzare il digitale in azienda, che parte all'inizio con i sistemi IT, MRP, il MES, poi coinvolge processi produttivi, quindi il digitale entra nel prodotto, soprattutto perché il processo produttivo per certi versi è più facile, per certi versi è più immediato, ti può consentire anche delle efficienze, tali che poi le puoi anche riportare in base all'esperienza che ti sei fatto sul processo, ma anche diciamo le risorse che puoi aver liberato. Allora a quel punto affronti il prodotto è decisamente più complesso, fare un prodotto digitale è decisamente più complicato. A quel punto se hai un prodotto digitale che parla e ti trasmette in tempo reale quello che il cliente sta facendo, si trasforma anche il CRM, il Customer Relationship Management, perché a quel punto te sai in tempo reale come la sta usando e che cosa sta facendo. A quel punto si può modificare anche il business model. No? A quel punto proprio è una rivoluzione globale anche dell'azienda stessa. Questo percorso, per complicato che sia, può essere fatto certo dalle grandi aziende, ma può essere modulato e scalato anche su qualunque realtà, anche la più piccola. A questo punto un nuovo modo di fare impresa, l'azienda eccellente che è profittevole, customer oriented, innovativa e competitiva e digitale, è sana e corretta e leale, come voglio dire, sono le due anime che mi avete sentito dire altre volte, che è questo approccio tecnologico ed etico che si abbracciano insieme in modo tale che l'azienda quindi abbia concetti di lean, organizzazione aperta e agile, quindi quello che conta, che stavo dicendo, è proprio l'organizzazione che si muove in modo, scusate ma ecco, non vedo, quindi robust design che è a seguire, l'organizzazione. Aspettate. Poi, in modo tale che non mi viene, scusate, oggi ho il computer birichino. Ho completato le tessere, quindi con, dicevo, l'introduction, robot design, le tecnologie abilitanti 4.0, quindi l'intelligenza artificiale predittiva della faccia di questo Giano di fronte, della faccia tecnologica dell'azienda. E quindi dall'altra parte c'è l'organizzazione aperta, agile, con diversi team management, ho una strategia della sostenibilità. Quindi queste due anime
si incontrano anche oggi in questo webinar. In questo webinar si incontrano con Bosch e ExoMind. Quindi è questa specie di yin e yang che costantemente ci supporta e ci guida. E welfare nell'ultima slide. Volevo anche questo messaggio, questa è l'ultima missione, ad esempio, che il CSMT si è dato nel rimodulando la propria strategia e dicendosi, quindi questo è il payoff di fatto del CSMT stesso, che dice che praticamente mosso proprio utilizzando la spinta, che è la sua funzione di Innovative Contamination Hub, che quindi raccoglie tutte le spinte, i suggerimenti che le start-up e i giovani ci possono dare nella nostra funzione che stiamo facendo, sia presso la sede in via Brandze nel campus universitario, che presso Piscina Liberty a Gardone Valtronti, ci danno quindi tutta questa energia di nuovi stimoli, nuove idee, e che costituisce un po' il fuoco sacro che sta sotto e che spinge quindi queste tre diciamo ingranaggi, queste tre funzioni fondamentali del CSMT stesso, che sono il project funding, quindi la capacità di poter utilizzare fondi pubblici, ma anche venture capital, per poter supportare anche le start-up. E oggi Alberto Bonetti ci parlerà proprio anche di queste opportunità. Abbiamo di recente anche avviato un settore della biotecnologia, materiali innovativi. Stiamo studiando l'alternativa al cromo esavalente, stiamo studiando nuovi sistemi di mascherine con soluzioni innovative. Stiamo lavorando in biotecnologia. La parte forte che il CSMT ha è la capacità comunque di poter leggere il sistema dell'intera azienda, con una logica, esperienza quindi sistemistica globale, e sapere poi individuare le soluzioni digitali di innovazione necessarie di volta, diciamo, di caso in caso. Tutta, diciamo, l'armonizzazione, la sincronizzazione di queste funzioni fanno sì che si riesca a svolgere il ruolo che il CSMT ha di poter stimolare territorio per poter avere innovazione sostenibile. Cioè, quindi questo è il payoff che il CSMT si è dato, cioè fare insieme innovazione sostenibile, proprio perché la sostenibilità è il fine ultimo vero, quindi non solo avere idee nuove, ma avere delle idee che si sostengono nel senso pieno del termine, cioè che soddisfano tutti gli stakeholder, quindi gli azionisti, quindi che sono profittevoli, idee profittevoli, i dipendenti, che quindi sono corrette in termini di sicurezza e di welfare, che sono sane anche verso la filiera dei fornitori e quindi del cliente, e poi ultimo verso il territorio, cioè sono corrette sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista ambientale. A questo punto, qual è infatti la caratteristica del CSMT come guida al cambiamento? Scusate, non riesco a spostarmi. Non riesco a leggere sopra il monitor, quindi scusate. A parte che le ricordo a memoria, però per correttezza. Comunque, il concetto era quello di avere comunque le capacità che qui può mettere diciamo, a disposizione quindi il CSMT, è proprio quello di poter supportare le aziende ad avere una strategia dell'innovazione, a saper ottimizzare e razionalizzare i propri processi aziendali, sia in termini di Lean, Lean Production, Lean Company o quindi BPR. Sapere quindi a questo punto digitalizzare e mettere, sensorizzare gli impianti e i macchinari con nuovi sistemi, no? E quindi poterli integrare e qui sensorizzare e tirare fuori i dati, ad esempio con il LoRaWAN o con il Wi-Fi. Il LoRaWAN, ad esempio, è il sistema che ha la 2A, quindi è quello con cui gestisce i cassonetti. Abbiamo già fatto diverse applicazioni e sono, ad esempio, poter sensoriare delle vecchie macchine, vecchia realtà, vecchie intendo di 15, 20, anche più anni, e poterle dotare in maniera piuttosto facile e veloce di sensori che trasmettono quindi il dato, non so, di temperatura, il dato di vibrazione, qualunque sensore. Con il dato viene raccolto e sparato con il LoRaWAN, viene in prima battuta visualizzato su una BI,
Poi, volendo, si può aggiungere un po' di intelligenza artificiale tale che ti tiri fuori l'informazione. Questo è il passaggio ad oggi fondamentale che vi dicevo prima, è quella freccia, no? Che faceva il passaggio dal 3 al 4.0. A questo punto, quindi, si può supportare quindi, con intelligenza artificiale la simulazione. Sulla simulazione, ad esempio, abbiamo anche il Digital Twin, che è in grado quindi di poter simulare i processi, i layout, tutto quello un ausilio quindi all'azienda in modo tale che si possa preventivamente quindi andare a vedere quali possono essere le future applicazioni. Last but not least ci sta questa frase un po' scontata retorica, che sono decenni che sento dire che uso, ma è vera, nel senso che tutto questo si inquadra con un approccio globale della gestione dell'organizzazione, con quello che dicevamo di mindset, in modo tale da poter far sì che quelle cose possano essere concepite, quindi possono essere realizzate. Detto questo, non capisco perché non mi fa fatica andare a posto. Allora, qual è la nostra risposta quindi a tutto questo? La visione e le capacità del CSM Team mi sono dilungato abbastanza. A questo punto, cosa siamo a proporre oggi? Siamo a proporre quindi questa integrazione, questa proposta sinergica, quindi insieme a Bosch che apporta una solida e forte competenza tecnologica, in particolar modo nel campo digitale, quindi industriale, in maniera forte, reale, concreta, che si può toccare con mano. Lo stabilimento del WHT Bosch a Uffanengo non è nemmeno troppo lontano ed è impressionante visitarla, soprattutto per la sostanza che si vede, che si respira e per come le persone l'hanno introdotta. ExoMind. ExoMind anche questa è un'esperienza sicuramente nuova, proprio perché è il concetto abbastanza anche ancora poco diffuso in Italia di come poter rendere far sì che un'azienda si comporti e abbia una crescita tipica di una startup, quindi che abbia l'agilità decisionale, comportamentale di una startup e come tale riesca anche a crescere con i ritmi e le percentuali di una startup. Quindi le capacità innovative e dirompenti di una startup unite alla maturità e all'equilibrio dell'azienda. Allora, questo è diciamo, il segreto, questo è il core di questa nostra proposta. Quindi la capacità del CSMT di fare sistema e mettere quindi e avere la possibilità di supportare le aziende ad avere una visione globale. No? Sulle quali che sono i problemi e quindi trovare sia a livello di impostazione di mindset che poi di soluzione tecnologica, trovare la strada per fare il salto. E qual è la proposta quindi ancora più concreta? Quindi sono tre step. Un primo step che quindi è quello di un colloquio fatto da parte nostra intendo da me, dai miei collaboratori, da persone quindi con seniori in grado di poter interloquire con l'imprenditore o il dirigente incaricato o chi l'azienda quindi stabilisce che sia l'interlocutore per poter in questa chiacchierata poter affrontare in primis i problemi contingenti legati alle criticità immediate il coronavirus ha causato. Là dove brucia, dove c'è l'incendio, bisogna chiaramente dare la priorità. A questo punto, fatto questo, andare a capire anche il contesto in cui tutto questo avviene, quindi andare a vedere quali sono anche le organizzazioni, diciamo, qual è il tipo di organizzazione è presente in quella realtà, che soluzioni digitali già sono state implementate, quindi andare a cercare di capire dove stiamo, come diciamo, dove possiamo operare e qual è il contesto. La seconda step a quel punto è fare una proposta di action plan, quindi proporre delle soluzioni che vadano quindi nell'immediato diciamo, a
spengere l'incendio e a consentire una ripresa rapida. A quel punto, come dicevamo, cogliere l'occasione di tutta questa, di questa necessità virtù per far sì che addirittura faccio quel salto che non ho avuto il coraggio di fare prima del coronavirus, ma ora, vista diciamo, la situazione di emergenza, vista la situazione, l'affronto, prendo il toro per le corna e addirittura faccio un salto di qualità, un salto di standard. L'ultimo step chiaramente è l'implementazione, l'execution vera e propria, dove a quel punto possiamo supportarvi sul campo, in base alla nostra esperienza, in base a quello che i fatti dimostrano che siamo in grado di fare. Tra l'altro, non ultimo, devo dire che CSMT è un'istituzione pubblica e privata, no profit, finalizzata proprio a supportare le aziende in queste attività, tra l'altro. Detto questo, quindi, solo per focalizzare, la prima riunione chiaramente cosa va a focalizzare, dicevo, quali sono state le problematiche del Covid, se ha avuto problemi di liquidità, di capacità produttiva, con le forniture della filiera, con il cliente, se ha provato addirittura a riconvertirci, quindi tutto questo, che tipo di soluzioni di digitalizzazione e che approccio c'ha quindi verso la predisposizione e che tipo di organizzazione ha, in modo tale da poter capire anche, dicevo, facendo domande opportune, in modo tale da poter tarare meglio quindi la proposta. A questo punto, quindi, infatti, andare a vedere quali sono gli indicatori a livello di organizzazione, in modo tale da poter capire quali sono e possono essere i suggerimenti e le proposte che possiamo fare per poter operare su quello che dicevo sono le condizioni fondamentali del mindset. E poi, come anticipavo, il concetto del livello della digitalizzazione, quanto diciamo digitalizzati sono già i processi o meno. Alcune realtà non sono ancora partite, tra l'altro, alcune realtà sono partite ma sono ancora, sappiamo, a livello di episodi, di semplici episodi prototipali quasi, altre chiaramente sono eccellenti, ma la situazione in Brescia e nella provincia la conosciamo bene. E questo è veramente a macchia di leopardo, sia a livello di estensione orizzontale, ma anche e soprattutto verticale, cioè che anche dove è stato introdotto il digitale è poco profondo, oltre ad essere poco esteso. Quindi i margini di miglioramento, lasciatemelo dire, sono veramente tanti. Quindi le proposte sono quindi questi tre approcci, quindi il colloquio, la proposta dell'action plan e l'azione finale. A questo punto, quindi, io sono confidente che con questa formula, la formula quindi dell'esperienza del CSMT, a riuscire a saper leggere il sistema nel suo complesso, leggere i meccanismi che regolano un'azienda, proprio saper leggere i processi che lo governano, questo lo sappiamo fare, sappiamo anche introdurre le tecnologie che con Bosch possiamo identificare. Bosch ci può quindi supportare nella formazione e nella identificare la strategia e tutto quello che di caso in caso, scalandolo sia nel volume che nell'ampiezza, fosse necessario, e ExoMind che ci supporta su tutte quelle che invece è il lato di mindset, di organizzazione, di meccanismi che si dovessero ritarare in modo tale da far sì che tutto questo nuovo, questo mix nuovo sia una formula esplosiva tale da far sì che, come dicevo all'inizio, la ripresa sia veloce, determinante e positiva, esponenziale, così come lo è stato quel maledetto virus. Grazie a voi. Grazie mille Riccardo, grazie per questa introduzione, per aver spiegato il sistema e gli step del progetto che noi vogliamo portare avanti. Giusto la chiosa alla fine, parte di questo delle attività che noi facciamo è anche trovare attraverso le nostre attività di project funding, CSMT, le soluzioni di sostenibilità che poi vogliamo realizzare. Ricordo cortesemente a coloro che non sono relatori per cortesia di spegnere il microfono, altrimenti si genera un fastidioso rumore di sottofondo. Ok, Alicia, magari puoi pensarci tu. Ricordo sempre a tutti i partecipanti che alla fine del webinar verrà mandato nella chat un link
per un breve questionario nel quale vi chiederemo alcune informazioni riguardo come andate il webinar, le vostre impressioni e anche altre informazioni riguardo alle vostre attività. Se sarete così cortesi da darceli, sarà per noi prezioso spunto. Allo stesso modo ve lo rinvieremo comunque nelle mail per coloro che hanno fornito una mail e vi saremo grati se volete rispondere. Detto questo, c'è sempre la chat in cui potete porre delle domande, che a questo punto mi terrei per la fine e lascerei la parola all'ingegner Laforgia per il suo intervento. Sì, grazie. Intanto approfitto per salutare coloro che sono in linea. Non farò vedere presentazioni, quindi diciamo, non ci saranno slide nel mio intervento, ma utilizzerò concetti che sono stati utilizzati da Riccardo Trichilo prima. Mi presento brevemente, sono direttore industriale e amministratore delegato di Bosch Walk IT, quindi un'azienda che produce pezzi. Quindi pezzi in metallo per automotive. Quindi sono fondamentalmente un manifatturiero, vengo dalla produzione con però una forte propensione verso l'innovazione e la digitalizzazione. Il titolo è Partire una ripresa esponenziale, ma proviamo a capire perché la ripresa deve essere esponenziale. Perché prima riportiamo le aziende, le nostre aziende, in condizioni di benessere per l'azienda e per chi ci sta dentro, e meglio è. Condizione di benessere significa tornare a fare profitto, quindi tornare ad avere dei cash flow positivi, tornare ad avere a disposizione risorse per fare che cosa? Prima che questo virus desse una bella pulita alla lavagna, le risorse ci servivano per fare gli investimenti e per guardare al futuro con un occhio diverso, innovando, cambiando prodotti, eccetera. Oggi, ahimè, queste risorse, se questa crisi dovesse perdurare ancora, ci serviranno per la sopravvivenza. Eh sì, noi abbiamo davanti a noi dei mesi, forse un anno, forse due, adesso vedremo qual è la ripresa, nei quali in questo periodo dovremmo fare attingere le risorse che andremo a creare per sopravvivere. Allora, la digitalizzazione in questo può dare una mano enorme. Poteva darlo prima, la può dare adesso. Perché la digitalizzazione, che è una parola un po' grande per contenere tante cose, può darci una mano a fare una cosa importante, fondamentale: ridurre lo spreco. Ridurre il muda, ridurre il superfluo, ridurre le attività a valore non aggiunto. E attenzione, tutte le cose che io vi ho detto hanno un costo, e adesso capiremo che cos'è. E questo costo, se in momenti di pace in qualche modo poteva essere accettato, il risultato in base a destra a fine anno era positivo e quindi va bene, adesso è assolutamente impensabile. Tutti quanti noi dobbiamo fare i conti con l'euro. Quindi qualsiasi cosa non sia assolutamente necessaria, non utile, non necessaria, attenzione, non sia di contribuzione alla creazione del profitto, va eliminata. E allora prima diceva Riccardo, fare parlare il dato. Bene, sì, questa è una primissima cosa che molte aziende ancora non hanno fatto. Io, diciamo, per passione mi occupo di digitalizzazione, l'ho fatto, lo sperimento nella mia azienda e vedo che molte aziende in giro per l'Italia ancora hanno fatto dei profili bassi e a macchia di leopardo. Perché, guardate, uno dei primi risparmi che si può fare, per esempio, è quello di evitare di comprare impianti nuovi quando quelli esistenti possono ancora generare profitti. Ebbene, perché questo? Perché se io ho una macchina anche di 10 anni, di 15 anni, la quale può ancora produrre bene e che è già praticamente deprezzata, io ho in casa un sacco di soldi che vengono dal mancato deprezzamento di quella macchina lì. Quindi uno dei punti fallaci, per esempio, di Industria 4.0 è stato quello che tutti hanno comprato macchine nuove senza rendersi conto che magari si potevano fare investimenti di digitalizzazione su impianti esistenti e risparmiare sull'investimento successivo, perché sarà pure vero che me l'avete
che lo Stato mi ha dato la contribuzione forte, ma io i soldi ho dovuto metterceli. Allora, una prima cosa che noi abbiamo fatto, perché pur facendo parte di una grande famiglia Bosch, io comunque tratto la mia azienda come una piccola e media impresa, è fare in modo tale che le macchine, gli impianti parlassero. Che significa parlare? Tutte le macchine, mentre girano, mentre producono pezzi, emettono dei segnali che noi possiamo banalmente raccogliere oggi con sensori, gateway, eccetera. Se io questi segnali in qualche modo li faccio diventare innanzitutto li prendo e li trasporto da qualche parte, oggi c'è la tecnologia per trasportarli in un server, in un cloud, dove vi pare. E se poi io ho questi dati, che di per sé non dicono niente, perché se io dico 3 gradi, non significa niente, se io dico 3 gradi, una temperatura, a gennaio, già cominciamo a contestualizzarlo, diventa un'informazione. Allora, se io ho questi dati, che escono dalle nostre macchine, ne escono in quantità industriali, voi tutti lo sapete, ognuno di voi, immagino di parlare con tanti imprenditori, ognuno di voi ha milioni di dati che stanno lì, che nessuno usa, se io questi dati invece li vado a utilizzare, li vado ad aggregare, attenzione, non facendoli fare a un caposquadra piuttosto che a un ingegnere, eccetera, ma lo faccio fare a un po' di intelligenza artificiale, un po', attenzione, non bisogna spaventarsi di questa roba qui. Quel dato, opportunamente aggregato, mi dà un'informazione sulla quale io, imprenditore, devo decidere, io, manager, devo decidere. Perché guardate, quello che noi abbiamo fatto, il percorso che diceva prima Riccardo, è esattamente questo. Cioè la prima cosa che io ho fatto un po' di anni fa, togliere la carta e far diventare tutto quanto digitale. Perché anche scrivere, andare a registrare quanti pezzi sono stati prodotti, poi scrivere a mano qual è il pareto delle fermate, eccetera, è uno spreco di risorse, perché scrivere non ha più senso oggi, non ha senso. Avere della gente che scrive non ha senso. Prima Riccardo faceva vedere Toyshonio di Toyota, che diceva il visual management. Sì, oggi il visual management lo facciamo, invece di scrivere, lo facciamo fare agli algoritmi, lo facciamo fare alla digitalizzazione. E quelle persone che io risparmio nello scrivere le posso utilizzare con il cervello invece ad analizzare i dati che vengono fuori. Oggi noi stiamo digitalizzando una macchina del 2004, un centro di lavoro del 2004, non soltanto a contare i pezzi, ma gli stiamo mettendo dei sensori di vibrazione, gli stiamo mettendo banali assorbimenti di corrente, gli stiamo mettendo banali sensori di posizione per vedere dove la macchina va, in modo tale che, e tante altre cose di cui magari poi parleremo per chi di voi è interessato, in modo tale che questa macchina non è che mi dica soltanto quanti pezzi fa, ma se io passo a prendere da quella macchina il numero di pezzi che fa in 24 ore a 1000 variabili al secondo, e si può fare, io posso fare anche una predizione di quello che la macchina farà. Perché guardate, passare dai dati discrete al dato continuo, che oggi si può fare anche nelle piccole e medie imprese, e per chi avrà voglia di collaborare lo vedrete, con investimenti tutto sommato limitati, io passo dalla fotografia al film. Cioè io, di questa macchina qui, se comincio a vedere che vibra in un certo modo, che assorbe in un certo modo, che cambia l'utenza in un certo modo, lo so prima quando questa macchina andrà a rompersi. E fa una bella differenza se devo stare fermo perché la macchina si è rotta, piuttosto che dico questa operazione la faccio a questa data quando non ho nessuno dentro. Quindi infrastruttura, avere in mente la consapevolezza del dato, cioè noi generiamo un mare di dati, ma che questi dati possano diventare informazioni aggregandoli in un certo modo, e quindi prendo decisione sulla base di quello che mi dice l'informazione, fa risparmiare risorse umane, economiche, e spesso e volentieri mi fa risparmiare un sacco di investimenti. E quindi che cosa fa? Mi dà competitività all'azienda. Quindi il percorso che è, non voglio dire che è facilissimo, attenzione, perché se non c'è un'operazione di consapevolezza, cioè se si pensa di poter andare dal consulente, fare toc toc sulla porta e dire vieni qui, digitalizzami l'azienda, non funziona. Ci vuole passione, studio,
e ci vuole anche commitment. Quello che, quello che si può fare, come Riccardo diceva, è accompagnare in questo percorso, facendo toccare con mano quello che si può fare e quello che non si può fare. Quindi su questo, quando poi si farà un percorso ulteriore, si vedrà chiaramente qual è la struttura che porta dal dato all'informazione. Però poi dopo lo sentiremo da Cristiano, prima di tutto il problema sta qui, nella testa, cioè bisogna avere un'organizzazione consapevole che abbiamo voglia di fare questo, poi il resto viene da sé, la tecnologia è una tecnologia che esiste e che funziona. Questo per quanto riguarda la digitalizzazione dei processi, ma attenzione, digitalizzazione non è soltanto questo. Digitalizzazione oggi può essere anche nei servizi, e poi mi fermo perché non vorrei tirarla troppo lunga, poi magari ci saranno delle domande. Oggi c'è una tecnologia che supera tutte, anzi che le lega tutte, si chiama cloud. Oggi la piccola e media impresa può fare riferimento al cloud perché il digitale sta diventando sempre più un servizio piuttosto che la necessità di avere un hardware, un software. Volete un caso? Il coronavirus ha tirato fuori il tema della solidarietà digitale. Io non so quanti di voi stanno attingendo alla solidarietà digitale. Oggi tu puoi stare connesso con il mercato, puoi stare connesso con i tuoi clienti, puoi fare un sacco di cose collegandoti a un cloud e prendendo un servizio senza dover stare a spendere tu soldi in infrastruttura che fino a qualche anno fa, 5-6 anni fa, avrebbe significato migliaia e migliaia di euro. Ma per accedere a questo servizio digitale devi avere la consapevolezza di quello che si può fare. Quindi, prima di tutto, io dico, bisogna costruire la consapevolezza e su questo avere la possibilità di parlare con gente che già ha fatto un tratto di strada aiuta e aiuta molto. Ovviamente vi dico subito che bisogna uscire un po' dalla zona di comfort e uscire un attimino dal sì ma. Se si comincia col sì ma non si va da nessunissima parte. Concludo questa parte dell'intervento. Io sono particolarmente un po' nauseato da giornali strapieni del perché bisogna ripartire. Molti di noi, manager, devo dire, imprenditori e istituzioni, hanno martellato e martellato in questi giorni bisogna ripartire, bisogna ripartire, bisogna ripartire. Devo dire, come categoria, non ci abbiamo fatto una granché di figura, perché dire il perché, ormai l'hanno capito anche le pietre, se non si parte si muore di fame. Dove è mancato, secondo me, l'approccio è il come ripartire. E guardate, non basta semplicemente un protocollo sanitario per quanto ben fatto, e qui ce n'è uno che ne ha fatto uno, secondo me, robusto. Nessuno parla della digitalizzazione e nessuno dice quanto la digitalizzazione può aiutare anche in un percorso di ripartenza. Digitalizzazione, per esempio, sensori di prossimità, come vi ho detto, la possibilità di controllare da remoto i nostri processi, la possibilità di avere degli algoritmi che ci fanno vedere la nostra fabbrica come va. Quindi consentitemi, un passo in avanti va fatto, non è soltanto un perché, quella è roba vecchia, è quello che io chiamo il disco rotto, e il come si fanno le cose. E qui mi fermo perché poi tutto questo, una volta che si entra nel dettaglio, vedrete, non è neanche così complicato da fare, non è neanche né complicato e se volete neanche costoso. Grazie. Grazie a lei per il suo intervento, che è stato molto chiaro, e approfitto, mi aggancio a quanto ha detto, per ricordare o per annunciare che il 14 maggio avremo un altro webinar, sempre legato alla ripresa esponenziale, quindi a questo progetto, che avrà un obiettivo un attimino più tecnico e concreto. In particolare parleremo e mostreremo delle case reali svolti da realizzati in Bosch, realizzati da CSMT, realizzati da alcuni nostri partner, in cui descriveremo sia il caso sia le implicazioni, dove possibile, tecniche, economiche, risultati che si sono ottenuti con diverse soluzioni, quelle che accennavo prima, l'ingegnere Forgia del retrofit sulle macchine un po' datate, sicuramente uno dei casi di cui parleremo anche di casi di applicazioni di image processing e altre casi reali fatti. Quindi vi invito eventualmente a partecipare a questo all'evento del 14 maggio.
A questo punto passerei la parola a Cristiano D'Aoglio e aspetterei direttamente le domande successive. In questo modo riusciamo a fare una sessione unica di domande. Se siete d'accordo, quindi andiamo dritti e poi facciamo la discussione. Prego Cristiano, dovresti essere già in grado di condividere il tuo schermo, se hai delle presentazioni. E mi dice ancora che non sono presentatore. Sono gli attimi allora. Allora, fammi controllare. Sì, dovresti essere in grado ora di condividere, giusto? Riuscite a vedere il mio schermo? Sì. Ok, un attimo che chiudo un po' di finestre. Ok, vedete? Ci vede? Sì. Ok, perfetto. Buonasera a tutti, io mi chiamo Cristiano D'Aoglio, nasco con un background finanziario, ho iniziato a lavorare in una delle principali società di revisione, poi ho il mio percorso è evoluto verso tematiche legate alla strategia, in particolare alla parte di strategy execution, all'innovazione e ultimamente, diciamo, da un paio d'anni mi sono concentrato su una tematica particolare di business transformation, cioè aiuto le aziende, i loro dirigenti, i loro executive in questo percorso di trasformazione che da un lato è una trasformazione digitale a livello tecnologico, ma dall'altra parte è una trasformazione che vede comunque la persona al centro, il capitale umano. In un mondo dove le tecnologie sono sempre più accessibili, sempre più potenti e sempre meno costose, può sembrare un paradosso, ma la centralità dell'uomo è fondamentale per riuscire a governare queste tecnologie, riuscire ad architettare, diciamo, dei modelli che permettano di cogliere il massimo delle potenzialità di queste tecnologie. Da questa idea, diciamo, da questo purpose di aiutare le aziende a trasformarsi, ho creato da un paio d'anni con altri soci questa società che si chiama ExoMind, che si pone proprio come obiettivo quello di stimolare la trasformazione delle aziende. Come faccio ad andare avanti con le slide, scusa? Oh, ok. Qual è il controllo del Sì. tuo... Ok. Come diceva Riccardo Trichilo all'inizio, io credo che siamo in una Però fase scusami, molto vediamo, delicata. ti interrompo, noi vediamo ancora la prima presentazione, non so se stai... Stiamo vedendo ancora la Io prima slide, qual è la vostra lettera preferita? Non so se... sono passato alla seconda. Io vedo la seconda nel mio schermo. Hai due monitor per caso collegati? No, 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 assolutamente. Comunque vado avanti a braccio, poi spero che le slide man mano. Magari si aggiorna, esatto, magari si sta aggiornando, però noi vediamo ancora qual è la vostra lettera preferita. Ecco, siamo ancora su quella slide. Io sono sulla seconda nel mio computer. Comunque vado avanti, non è un problema. Come diceva l'ingegner Trichilo, io credo che ci siano due fasi in questa situazione post-Covid-19. Una prima fase sarà una fase di sopravvivenza, dove ci sono, diciamo, determinate priorità. Innanzitutto dobbiamo proteggere i nostri dipendenti e i nostri collaboratori e metterli in sicurezza. Dobbiamo stabilizzare la supply chain e definire dei piani di contingency operativi per quanto riguarda supply chain. Mi riferisco ai rapporti con i fornitori, mi riferisco alla gestione del magazzino, mi riferisco alla vera e propria produzione, mi riferisco alla gestione, diciamo, della domanda e tutto quello che riguarda la logistica. C'è una terza area che è molto importante, che è quella della comunicazione con i clienti. In questo momento diventa di fondamentale importanza essere trasparenti, comunicare in maniera chiara con i nostri clienti, ridurre al minimo quelle che sono le interazioni fisiche con i clienti, pensare a rinnovare, diciamo, il nostro portafoglio in una logica di prodotti innovativi che cercano di superare gli ostacoli attuali e per quanto possibile anche, diciamo, muoversi verso canali digitali con l'e-commerce.
E se possibile, diciamo, per le aziende che possono permettersele, che sono molto robuste dal punto di vista finanziario, anche fornire degli aiuti concreti ai clienti in questo momento dal punto di vista finanziario. Ovviamente questo riguarda le aziende che possono permetterselo, ma sarebbe, diciamo, un elemento di fondamentale importanza. Ultima cosa, mettere in sicurezza l'azienda dal punto di vista finanziario. Qualche giorno fa un amico mi ricordava una frase di Merloni che diceva: di conto economico si muore in qualche anno, ma di stato patrimoniale si può morire anche in una notte, nel senso, quindi una priorità fondamentale oggi è mettere in sicurezza le aziende dal punto di vista finanziario. Quindi, diciamo, queste sono le quattro cose che vanno fatte nel tempo zero, brevissimo tempo: proteggere i dipendenti, stabilizzare la supply chain, una comunicazione, chiamiamola, empatica e protettiva con i nostri clienti, e mettere in sicurezza l'azienda dal punto di vista finanziario. Però, diciamo, a questa fase di sopravvivenza subentrerà poi una fase successiva, dove veramente è lì che dobbiamo fare la differenza. Io ho intitolato la mia presentazione quale lettera preferite, perché in questi giorni sentiamo molte lettere, sentiamo il rating dell'Italia che Fitch ha declassato a BBB-. Sentiamo il concetto di indice di contagio R0 e negli ultimi 2 o 3 giorni si stanno diffondendo delle varie modalità di ripresa che diciamo sono rappresentate da alcune lettere. Diciamo, c'è la modalità di ripresa V, che è quella che tipicamente viene indicata per il sistema cinese, dove la V sta a rappresentare che c'è un momento di discesa, ma successivamente, in un tempo veramente limitato, c'è poi un momento di risalita in tempi molto veloci. C'è la ripresa U, che è una ripresa, diciamo, un pochino più lenta e che però ha tutto sommato una fase, diciamo, discendente, una certa fase di stabilità e poi una fase in salita. E poi, ahimè, come ultima possibile alternativa c'è la ripresa L, cioè la ripresa, c'è una fase calante, poi purtroppo non c'è una ripresa e siamo condannati sostanzialmente a morire o comunque a stare in posizioni molto, molto, molto deficitarie. Allora, che tipo di ripresa vogliamo noi? Vogliamo una ripresa a V, vogliamo una ripresa U o vogliamo una ripresa o come possiamo fare per evitare, diciamo, una ripresa L? Ovviamente ci sono fattori che non dipendono da noi, c'è un diciamo, nessuno saprà quanto durerà questo virus. Ci auguriamo tutti che con l'estate tenda a scomparire, ma c'è una minaccia poi che nell'autunno possa ritornare. Quindi ad oggi non riusciamo a capire quanto sarà la durata di questo virus, diciamo, è difficile ancora immaginare quali sono gli strumenti e gli aiuti concreti che noi avremo dal nostro governo e da tutte le entità che ci possono aiutare. Noi nel nostro piccolo, con questo progetto, diciamo, stiamo cercando anche noi di mettere a disposizione le nostre risorse, le nostre capacità, la nostra expertise per aiutare le aziende. Però ci sono, dal mio punto di vista, un paio. Scusami. Ti devo però chiedere di riprovare a condividere lo schermo perché è un po' difficile seguirti, almeno le slide aiuterebbero molto, anche perché stiamo registrando il video, quindi A meno è. che le abbiate voi le slide le avete, se le provate a caricare voi, forse a questo punto è Io meglio, le perché ho, vedo. vediamo. Prova, se, secondo me, in pausa la tua condivisione. Se guardi in alto, dovresti avere una barra orizzontale, che è comparsa quando fai la condivisione, la barra orizzontale, può darsi che sia in pausa, oppure prova a interrompere la condivisione e a ricondividere, perché è un po' difficile effettivamente seguire il discorso. Io vedo people only see your paused app. Esatto, quindi perché è in pausa. Quindi cosa Quindi devo noi vediamo fare? in alto dovresti avere una barra al centro del monitor. Sulla quale in alto nera, sulla quale puoi schiacciare il pulsantino pausa, dovrebbe riavviare la condivisione live del tuo schermo. Oppure se interrompi la condivisione e ricondividi, il classico spegni e riaccendi. Ok. Scusami se ti ho Adesso vedete. interrotto, ma per rendere più. Sì, adesso vediamo il tuo mouse muoversi, perfetto, quindi qua sei in live. Scusami, ma in questa maniera è più Allora. assolutamente chiaro. Eccoci. Ok, Grazie ritorno mille, indietro. scusa, Allora, prego.
Queste sono le quattro fasi zero, diciamo, post-Covid-19, quello che ho spiegato prima: mettere in sicurezza dipendenti e collaboratori, stabilizzare supply chain, comunicare con i clienti e mettere in sicurezza l'azienda. Ho detto ci sono tre modalità di ripresa: la modalità ripresa V, che è quella che tutti ci auspichiamo, quella più veloce, quella che ci permetterà di ritornare alla normalità in tempi brevi. C'è una ripresa U che è un pochino più lenta e ahimè c'è lo scenario più negativo, quello di una situazione L dove diciamo a fronte di una diminuzione importante, di un calo importante, non ci sarà una fase di ripresa. Allora, quale sarà la lettera che riguarderà la nostra azienda? Noi ci auguriamo tutti che sia la lettera V, quindi che ci sia una ripresa molto veloce, che è quello di cui si parla in questo momento in Cina, dove diciamo sono state prese delle misure molto importanti e sono stati dati dei contributi importanti. Ci sono alcune variabili esterne che non dipendono da noi, che possono essere gli aiuti che noi riceviamo dal governo, riceviamo dallo Stato, e quanto la nostra azienda è solida dal punto di vista patrimoniale e finanziario, quindi quanto può permettersi di reggere in questa crisi. Però io credo che ci sono, anche tornando un po' a quello che dicevano i precedenti speaker, che ci sono due elementi di fondamentale importanza su cui le aziende dovranno lavorare in futuro per far sì che questa ripresa diventi esponenziale, che i benefici siano amplificati e che riusciamo a ritornare alla normalità in tempi brevissimi, magari con risultati ancora maggiori. Un primo elemento è rappresentato dal modello di business di un'azienda, un modello di business che deve evolvere da un modello di business tradizionale a un modello di business digitale, e il più possibile esponenziale. E il secondo elemento di fondamentale importanza è la leadership, quindi come i nostri imprenditori, come i nostri amministratori delegati saranno in grado di guidare, diciamo, questo periodo di ripresa con una mentalità e con un approccio che deve essere necessariamente diverso rispetto al passato. Cos'è un modello di business esponenziale? Un modello di business esponenziale è un modello che, diciamo, mette insieme le opportunità tecnologiche, le potenzialità tecnologiche che ci ha illustrato prima l'ingegner Laforgia, con dei modelli organizzativi che sono modelli organizzativi avanzati. Un modello di business, diciamo, tocca parecchie aree: c'è un'area del cliente, c'è un'area della value proposition, c'è un'area delle attività e delle risorse che riguardano l'azienda. Corrado prima si è concentrato come noi possiamo, diciamo, rendere intelligenti, rendere automatici, rendere digitali e tecnologici i nostri processi produttivi, ma un modello di business esponenziale va molto oltre. Significa digitalizzare i rapporti con il cliente, significa andare su canali di vendita sempre più digitali, utilizzare in maniera sempre più proattiva i social, significa trasformare il nostro cliente in una comunità di fan e avere un cliente sempre più collaborativo, sempre più proattivo. Significa avere un'offerta che va sempre più verso un'offerta digitale, il che non significa che se io ho un business con un'offerta fisica, con un prodotto finale fisico, non posso aggiungere degli altri servizi in logica digitale o posso modificare il mio prodotto in una logica digitale. A livello interno dell'azienda devo avere dei processi scalabili, dei processi che mi permettono di crescere in maniera rapida, devo avere dei processi che hanno gli algoritmi al cuore, che quindi ragionano in termini di intelligenza artificiale, devo avere dei processi che sono il più possibile automatici. Tutto quello che può essere fatto in maniera automatica dovrà essere fatto in maniera automatica. Dovrò avere delle persone che ragionano in termini di holacracy, quindi che godranno di autonomia, che avranno potere di prendere delle decisioni in tempo reale. La business agility sarà uno degli elementi più importanti dell'azienda del futuro. In termini di costi, devo avere degli approcci lean, come diceva prima l'ingegner Trichilo. Lean comunque è sempre importante e necessariamente deve essere il punto di partenza per qualsiasi processo di trasformazione digitale. E devo pensare anche a delle forme nuove di ricavo. Il concetto di ricavi attraverso passaggio di proprietà è un concetto che sta diventando sempre meno importante. Si possono dare i nostri beni in locazione, si possono stabilire delle modalità di prezzo variabili anche legate all'utilizzo che il nostro cliente fa dei nostri beni. Io sono ormai più di 20 anni che vivo ai confini tra il Veneto e la Lombardia. Ho avuto la possibilità di lavorare anche con imprenditori, diciamo, di piccole aziende, però molto, molto stimolanti. E quello che ho capito è che i nostri imprenditori amano, come giusto che sia, la concretezza. Quindi ho voluto, diciamo,
elencare 5 cose concrete in cui noi possiamo darvi valore da subito. La prima cosa è arricchire la vostra offerta sfruttando le opportunità e i benefici delle nuove tecnologie. Corrado diceva prima, digitale non è solo applicazione ai processi produttivi, ma applicazione ai servizi. Tante aziende oggi stanno sperimentando e stanno iniziando quel concetto di servitization, quindi creano dei servizi, diciamo, abbinati al bene principale, servizi che diciamo possono creare delle fonti di ricavo alternative. Quindi vi possiamo aiutare attraverso la nostra esperienza, col percorso che ci piacerebbe fare insieme a voi, a individuare questi servizi e a generare nuove capacità di reddito. Secondo aspetto, vi possiamo aiutare a raggiungere nuovi clienti. Oggi la tecnologia ci permette di raggiungere clienti che prima non era possibile raggiungere, quindi o clienti attuali o clienti non soddisfatti o una serie di clienti che non ho mai pensato di poter raggiungere, poter diciamo offrire i miei beni e i miei servizi. Oggi la tecnologia ci rende questo possibile, sfruttando anche tutta la potenzialità delle varie piattaforme digitali. Quindi capite come diciamo queste sono cose molto concrete che permettono di avere comunque un impatto già significativo a livello di conto economico. Ho detto prima che la gestione finanziaria rappresenta un aspetto di fondamentale importanza. Oggi però in un mondo che cambia a una velocità della luce, con alti livelli di insicurezza, è importante anche avere un controllo di gestione dinamico, un controllo di gestione in tempo reale che riesce a collegare dei fenomeni di natura operativa a quelle che sono le conseguenze di natura economico-finanziaria. Dobbiamo essere in grado di definire vari scenari e capire quale sarà il futuro della nostra azienda in questi scenari. Dobbiamo mettere in piedi dei meccanismi di governance proattivi che ci permettono di prendere delle decisioni rapide nel momento in cui arrivano certi segnali. Quindi anche da questo punto di vista, sfruttando la nostra esperienza, possiamo aiutarvi a avere un controllo di gestione predittivo ed intelligente. L'azienda del futuro sarà un'azienda che per sua natura dovrà essere innovation driven, dovrà essere fortemente orientata all'innovazione. Da questo punto di vista vi possiamo aiutare a far sì che l'innovazione nella vostra azienda diventa un processo continuo, diventa un processo regolato, con una pianificazione, con una serie di azioni, con una serie di misure di monitoraggio, con una certa di sistemi di incentivi. Innovazione significa sempre più fare innovazione all'esterno dell'azienda. Ci sono aziende come Enel, come Procter & Gamble, che non fanno più innovazione all'interno dell'azienda, ma che la ragionano in una logica di open innovation. Sfruttano le start-up, sfruttano l'esperienza dei poli tecnologici, delle università, dei centri di ricerca. Quindi da questo punto di vista vi aiutiamo a mettere in piedi tutto quel sistema di open innovation che vi permette di far sì che la vostra azienda abbia l'innovazione nel DNA in una logica aperta, in una logica diciamo di sperimentazione molto veloce basata sui dati. Ultimo elemento che è già stato diciamo illustrato anche dai precedenti relatori: vi possiamo aiutare ad accedere a nuove risorse che possono essere risorse in termini di skill. Oggi stanno emergendo tutta una serie di nuove figure legate all'evoluzione tecnologica, come il data scientist, l'esperto di machine learning. Probabilmente le piccole e medie imprese oggi non possono permettersi di assumere queste persone in autonomia e probabilmente non è neanche la scelta giusta, però attraverso il nostro aiuto siamo in grado di mettervi a disposizione queste risorse in una logica di staff on demand, con dei costi molto più limitati e con una flessibilità molto, molto maggiore. Possiamo mettervi a disposizione anche il nostro know-how tecnologico. Corrado, diciamo, l'esperienza di Bosch ci ha illustrato bene come questo può essere un valore aggiunto per voi. E ultimo fattore, possiamo mettervi a disposizione anche delle risorse finanziarie. Quindi tutti questi progetti di trasformazione, di digitalizzazione, di ripresa in logica esponenziale possono essere supportati dalla disponibilità di risorse che attraverso il nostro ecosistema possiamo riuscire a mettervi a disposizione. Quindi primo elemento su cui possiamo lavorare e su cui dobbiamo lavorare se vogliamo avere una ripresa esponenziale è il concetto del modello di business. Secondo aspetto che per quanto mi riguarda ha una fondamentale importanza è quello della leadership. Sarà fondamentale il ruolo di imprenditori, manager, dirigenti, executive all'interno delle aziende, e uno stile di leadership che necessariamente deve essere diverso rispetto al passato. Quali sono le caratteristiche e gli aspetti che devono avere i leader del futuro?
Innanzitutto devono essere leader ispiratori, devono ispirare, non devono dare ordini, non devono controllare. Il leader del futuro è un leader servente che si mette a disposizione della sua azienda e che la guida con molta empatia. Deve avere un great purpose, un proposito che va oltre la generazione di profitto e di un utile dal punto di vista economico, ma l'azienda del futuro e il leader del futuro deve creare valore alla comunità anche dal punto di vista sociale e ambientale. Vediamo tutti, diciamo, i fenomeni e le cose che stanno succedendo oggi con la pandemia che stiamo attraversando. Deve essere un leader che deve essere aperto al rischio, deve in un certo senso anche abbracciare in un certo senso la cultura del fallimento. Sperimentare continuamente significa anche prendersi dei rischi, deve essere un rischio calcolato e deve essere portato avanti con uno spirito di reale ottimismo. Altre caratteristiche: deve essere un leader tech intensity. Il leader del futuro non può non conoscere le tecnologie esponenziali, non può non conoscere intelligenza artificiale, blockchain, robot process automation, IoT, big data, il che non significa che un capo di un'azienda, un dirigente, deve essere padrone degli aspetti tecnici di queste tecnologie, ma senz'altro deve capire quali sono le opportunità e le potenzialità di queste tecnologie abbracciati al proprio, diciamo, rapportati al proprio modello di business. Quinto elemento: deve essere un leader trasformativo. Io vedo, diciamo, la mia esperienza nel parlare con imprenditori, manager e dirigenti, vedo che il 90%, il 95% della loro agenda è orientato alla risoluzione dei problemi quotidiani. Un leader esponenziale, un leader del futuro deve dedicare il tempo necessario, il tempo sufficiente a ridisegnare il futuro della propria azienda. Purtroppo abbiamo visto parecchie aziende eccellenti dal punto di vista operativo che sono state comunque destinate a fallire perché continuavano a far bene dal punto di vista operativo qualcosa che non interessava più a nessuno perché il mercato nel frattempo era cambiato, i bisogni erano cambiati. Il leader del futuro deve, il leader esponenziale deve essere un leader che pensa al futuro della sua azienda nei prossimi 5-10 anni, che dedica del tempo a questo futuro cercando di individuare un'offerta, un modello di business che metta insieme trend tecnologici, trend di mercato e bisogni emergenti dei clienti. Deve essere un leader data driven che punta sui dati e che prende delle decisioni basandosi sui dati e sulle evidenze. Vediamo anche oggi col fenomeno del coronavirus la conferenza stampa delle 6 dove ci vengono forniti dei dati, ma molto probabilmente questi dati sono parziali, non sono corretti e comunque non sono esposti in una maniera tale da poter prendere delle decisioni. Il leader del futuro dovrà prendere delle decisioni basandosi sui dati. Altri due elementi: il leader del futuro deve essere sempre più focalizzato all'esterno e non all'interno. Dobbiamo pensare a un'azienda che non finisce nei muri aziendali, ma fa parte di un ecosistema e lo sguardo deve essere più verso l'esterno. Altro elemento: deve essere un customer advocate, deve essere ossessionato dal cliente, deve disegnare un modello di business che parte dalle esigenze del cliente e non dall'interno della propria azienda. Ultimo elemento, e forse più importante, mi ricollego anche a un passaggio che faceva Corrado: il leader del futuro deve passare da una logica di conoscere tutto, know it all, a una logica dove deve apprendere tutto, deve mettersi in discussione, perché viviamo in una maniera, in un mondo diverso rispetto a quello di 10 anni fa, di 15 anni fa. Dobbiamo imparare a vivere in un mondo diverso. Gioito, che a capo del laboratorio di ricerca del MIT di Boston, dice che il passaggio cognitivo che dovremmo fare nei prossimi 5 anni è paragonabile a quello di un cane che deve imparare a camminare a due zampe rispetto a quattro. Siamo in un paradigma completamente diverso e in questo diventa fondamentale essere dei bravi ascoltatori, avere la consapevolezza di imparare sempre delle cose nuove e stimolare la nostra organizzazione verso un concetto di learning organization, un'organizzazione che è in una fase di apprendimento continuo. E questo è un passaggio fondamentale se vogliamo sopravvivere al cosiddetto darwinismo digitale. Oggi siamo in un momento dove stanno cambiando tante cose, stanno cambiando a una velocità eccezionale. Già prima del coronavirus, il coronavirus è un ulteriore fattore di accelerazione. Se noi non riusciamo ad adeguarci, a sopravvivere a questo percorso, cambiando il nostro mindset e trasformandolo in una logica digitale, rischiamo seriamente di sparire. Quindi, diciamo, il succo della mia presentazione era:
siamo in un momento molto particolare, abbiamo diverse possibilità di ripresa. Ci sono fattori che purtroppo non possiamo governare, ci sono altri fattori che dipendono da noi, dobbiamo essere particolarmente bravi nel riuscire a sfruttare tutte le potenzialità che abbiamo. Modificare il modello di business da una logica tradizionale a una logica digitale, andando anche oltre il vero e proprio processo produttivo e cercando di comportarci da leader del futuro, sono sicuramente due fattori che ci possono aiutare ad avere una curva di ripresa più vicina alla V. In questo progetto, diciamo, noi abbiamo l'ambizione e vorremmo avere il piacere di poter dialogare con questo tipo di leader, con questo tipo di leader che si mette in discussione e che ha entusiasmo e passione per ridisegnare la sua azienda e per cogliere tutte quelle opportunità che ci saranno in futuro, che nonostante il periodo che stiamo attraversando sono opportunità enormi che difficilmente in passato abbiamo avuto la possibilità di avere. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Cristiano, è stato tutto molto, molto chiaro, hai espresso moltissimi concetti. Ci sono un po' di domande che però sono un po' raggruppate in macro aree, relative più tecnologiche, eccetera, alle tecnologie, scusami, che hai nominato, eccetera, che ho nominato anche prima, l'ingegner La Forgia. Aspetto ancora qualche domanda, nel frattempo. Se siete d'accordo, darei la parola a Alberto Bonetti, perché tu hai citato in una parte del tuo intervento attuale che tra i supporti che noi possiamo offrire con questo progetto c'è anche ovviamente il supporto a raccogliere finanziario, quindi raccogliere fondi per finanziare questi progetti di innovazione, eccetera, quindi raccogliere delle iniziative regionali, nazionali, eccetera. E quindi l'ingegner Bonetti adesso ci illustrerà tra qualche parola su questo argomento. Prego Alberto. Se posso, Gabriele, vorrei anche prendere controllo Sì, dello certo. schermo, così con pochissime slide, sono 4-5 slide, una cosa molto snella. Dovreste avere adesso la possibilità di farlo. Allora, un attimo solo. Ok, adesso recupero le slide. Dovreste vederle, giusto? Sì. Molto bene, grazie. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Io sono Alberto Bonetti, gestisco un team all'interno di CSMT che ha lo scopo, ha la missione di cercare di trovare degli supporti finanziari, dei supporti, delle modalità di finanziamento che possano aiutare gli obiettivi di investimento, di crescita competitiva dei nostri clienti, dei nostri partner. Lo facciamo cercando di individuare gli strumenti che sono ovviamente più attinenti a seconda del caso. Chi ha seguito gli ultimi webinar con noi delle ultime settimane ha sentito interventi simili a questo. Per esempio, 2 settimane fa abbiamo parlato di strumenti di tipo fiscale. Quindi i supporti alla ricerca e allo sviluppo piuttosto che agli investimenti e a quello che era chiamato l'iperammortamento. In altri casi, per esempio, la settimana scorsa abbiamo parlato di contributi a fondo perduto di origine europea per progetti di tipo ambientale. A breve terremo un nuovo webinar per contributi di tipo nazionale in cui parleremo del supporto che verrà dal Ministero del Sviluppo Economico a investimenti anche importanti ancora in ambito ambientale, di economia circolare, eccetera. Quest'oggi scendiamo di scala, parliamo di uno strumento che ha un focus regionale, anche da regione o da enti che lavorano a livello regionale e vengono spesso, insomma, degli incentivi che possono essere utili e interessanti per i progetti di cui parliamo, per gli ambiti di cui stiamo parlando in questo webinar. Lo strumento che abbiamo scelto per questa sera, ne abbiamo scelto uno per essere ovviamente snelli, veloci, insomma, per concentrarvi, per fare in modo di poter attirare la vostra attenzione su uno strumento
che sia che possiamo insomma spiegare nell'ambito di pochi minuti, è uno strumento non promosso da Regione Lombardia, ma da Union Camere, dalla Unione delle Camere di Commercio Lombarde. E ne parliamo perché è stato pubblicato un paio di giorni fa, comunque pochi giorni fa, ed è attivo proprio in questo periodo. Non è uno strumento che, come vedremo, supporta progetti così grossi come quelli di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, supportati dai bandi europei LIFE, e neanche, se vogliamo, quelli supportati dal Ministero dello Sviluppo Economico, però comunque la dimensione economica è interessante, soprattutto per il tipo di applicazione di cui abbiamo parlato questa sera. Bene. Di cosa si parla? Si parla di un bando che appunto promosso da Union Camere. Gli obiettivi del bando sono abbastanza empatici con quanto abbiamo sentito insomma fino a ora in questo webinar. Si tratta di una promozione di prodotti, di servizi che siano focalizzati sulle tecnologie dell'ormai famoso Piano Nazionale Impresa 4.0. Ma cosa vuole sostenere questo bando? Vuole sostenere collaborazione tra piccole e medie imprese, e quindi non riguarda le grandi imprese, ma riguarda le medie, quelle sotto i 250 dipendenti, 50 milioni di fatturato, piuttosto che 42 milioni di il risultato di bilancio. Vuole promuovere la collaborazione in particolare tra queste imprese dei soggetti qualificati nell'ambito delle tecnologie 4.0. Tra un attimo vedremo di capire di cosa si tratta e quali sono questi soggetti. L'obiettivo è stimolare questo trasferimento di conoscenze tra soggetti appunto qualificati all'interno delle tecnologie 4.0, e vedremo tra un attimo cosa questo vuole dire in termini di campi di applicazione, per favorire logiche di filiere produttive, smart working, soluzioni digitali, ovviamente anche soluzioni mirate e magari asservite in modo più specifico alle sfide che questa emergenza Covid ci sta ponendo, e anche poi di supporto agli ambiti green driven. Insomma, è un bando che dal punto di vista dei settori applicativi è particolarmente ampio, insomma, e quindi cosa copre? Copre, come lo vedremo, ampio in modo significativo, soprattutto nelle tecnologie che vengono supportate all'interno di questo bando. Gli interventi ammissibili quindi sono una sperimentazione, la prototipazione, la messa sul mercato di soluzioni che siano prontamente cantierabili, vedremo tra un attimo anche i termini temporali di questo bando, che riguardano una serie di temi, può essere uno o più dei vari temi che vedete davanti ai vostri occhi ora e che verranno completati da altri nella prossima slide. Quindi si parla di robotica, stampa 3D, prototipazione rapida, virtual reality, realtà aumentata, interfaccia uomo-macchina, c'è tutto l'ambito dei sistemi cyber fisici, quindi tutto ciò che concerne la relazione, la interrelazione tra noi e le macchine. Non solo, IoT, cloud, cyber sicurezza, big data, supply chain, intelligenza artificiale, blockchain, insomma direi che tutti gli ambiti ben noti all'interno della 4.0 ci sono tutti. Vengono tra l'altro completati anche da altre tecnologie digitali che possono essere in accompagnamento con quelle che abbiamo visto, che sono quelle più classiche dell'e-commerce, dei sistemi electronic data exchange, della geolocalizzazione e di una system integration legata all'automazione dei processi. Quindi non è certo un bando che pone grandi difficoltà né grande imbarazzo nell'applicazione dal punto di vista tecnologico, perché è molto ampio. Ora vediamo cosa concede. Come dicevo all'inizio, non è un bando incredibilmente grosso, insomma, concede contributi comunque significativi, un importo massimo di 50.000 euro per ogni progetto, sono contributi a fondo perso e sono contributi che vengono erogati a fronte e a copertura del 50% dei costi ammissibili, quindi insomma una progettualità che può arrivare intorno ai 100.000 euro per un contributo pari a 50.000 chiesto dalla singola azienda che vuole appunto applicare le tecnologie che abbiamo visto sopra. Quali sono i costi ammissibili?
Sono costi, comincio dalla coda, dall'ultima voce che voi vedete in questa slide, ci sono parzialmente i costi del personale dell'azienda, che tra l'altro possono arrivare al massimo al 30% dell'intero costo del progetto. E poi ci sono altri costi di tutela industriale, di ingegnerizzazione, di attrezzatura, di formazione, di consulenza. Ecco, una delle caratteristiche di questo bando è che proprio per dare seguito all'obiettivo che forse ricorderete in una delle prime slide del bando stesso, che è quello del trasferimento tecnologico tra centri d'eccellenza, insomma comunque fornitori qualificati nel settore delle tecnologie 4.0 e le aziende, ecco che la consulenza, le prestazioni, il know-how, insomma, che può essere spesato all'interno del bando è quello che viene appunto da un elenco di fornitori qualificati. CSMT è uno di questi, perché è il Competence Center Industria 4.0 riconosciuto dal Ministero. Non molti altri rientrano in questa lista, vi rientrano in Digital Innovation Hub, vi rientrano gli incubatori di startup e le PMI innovative. Vediamo in fondo alle scadenze e ai tempi. Le domande possono essere presentate fino alla fine del mese di giugno. Le spese che vengono riconosciute possono essere sostenute retroattivamente, ovviamente da marzo fino a luglio dell'anno prossimo. Non vi è una particolare vincolo in termini di spese, o meglio, neanche in termini di tempo, o meglio in termini di spesa, sì, perché viene concesso solo un contributo massimo pari a 50.000 euro, ma non in termini di tempo, cioè sono una deadline ultima del 31 di luglio dell'anno prossimo, però un progetto potrebbe anche durare 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, insomma, il periodo che è necessario. Il contributo viene concesso con una procedura di tipo valutativo, vuole dire che non è quello che si dice uno strumento a sportello, e quindi dove i fondi vengono erogati in funzione della tempistica di richiesta. Uno può fare richieste in qualsiasi momento entro il 30 giugno, poi tutte le richieste che vengono protocollate vengono valutate sulla base di criteri che sono noti, insomma, all'interno del bando. Viene assegnato un punteggio, entro la fine di settembre viene comunicato qual è la lista dei progetti che vengono finanziati. La dotazione finanziaria è interessante, perché tra quella attualmente posta e quella già opzionata dalle Camere di Commercio arriviamo a 3.100.000 euro, che con progetti che non so, in media prenderanno 40.000 euro, quindi potete già immaginare il centinaio, insomma, comunque un numero consistente di progetti che potranno essere finanziati. Riguardano la regione Lombardia, quindi aziende che hanno sede all'interno della regione Lombardia. Un bando che conosciamo abbastanza bene, il CSMT l'abbiamo avuto l'onore di avere nell'ultima edizione di questo bando di 2 anni fa, il progetto meglio piazzato tra i 140 che sono stati finanziati era scritto da noi nel settore dell'IoT 4.0 applicato al settore agricolo, uno dei settori che il nostro presidente ha menzionato nel suo primo intervento. Io mi fermo qui questa sera, quindi abbiamo parlato di questo, che è uno strumento che vi invito a considerare con attenzione, perché è versatile, perché riguarda le tecnologie che ci interessano, ha una buona disponibilità finanziaria. Noi ovviamente saremo lieti di poter supportarvi, insomma, se avrete interesse, per cercare di capire meglio come poter sfruttare questo strumento. Io mi fermerei qui per questa sera. Grazie Alberto, è stato interessante, perché ci ha aiutato, secondo me, e ha aiutato le persone che ci stanno seguendo a capire che il progetto che noi vogliamo mettere in campo è complesso e trasversale, permette di mettere sul campo diverse competenze che permetteranno di attuare questa ripresa veramente concretamente quando questa burrasca sarà passata. Però ecco, l'idea è che, rivolgendovi all'interno di questo progetto, e vi ricordo, qualora non fosse chiaro al 100%, che la parte iniziale, quindi la parte di colloquio e di poi definizione di una possibile roadmap di progettualità, è a titolo assolutamente gratuito, quindi questo è da parte di CSMT e delle altre aziende coinvolte
ci mettiamo a disposizione per questa parte, quindi vi invitiamo poi a contattarci per poter accedere a questa parte di colloquio iniziale e fare definire esattamente, capire meglio cos'è il progetto, eccetera, quindi non vi è alcun impegno. Noi mettiamo però sul campo tutte queste nostre competenze che avete visto finora. Ci sono alcune domande, quindi che rivolgerei un po' a tutti in maniera un po' trasversale. Abbiamo parlato di alcuni progetti, sono state nominate tecnologie spesso usate, che in questo momento sono abbastanza, passatemi il termine, di moda, nel senso machine learning, intelligenza artificiale, blockchain, sono termini che vengono spesso usati. Leggendo un po' di domande c'è il rischio che questi termini un po', tra virgolette, facciano sembrare lo scoglio più grande di quello che è, dal mio punto di vista, e dalle domande che vedo, di alcune domande che vedo. Quindi, la domanda che vi pongo io, filtrando quelle che vedo lette, questi strumenti sono, e queste tecnologie sono davvero così difficili da implementare? Di che sforzo stiamo parlando? Di che impegno stiamo parlando? E che risultati stiamo parlando? Perché da alcune domande che vedo non vorrei che passasse il messaggio che intelligenza artificiale è qui, altissima, ma io dovrei fare dei passi brevi, come posso iniziare a lavorare domani? Ecco. Avete qualche... Direi che Corrado è il posto, il candidato. Beh, sì, io vi do dei numeri in modo tale che si possa pesare le cose di cui si parla. Quando si parla di intelligenza artificiale, l'abbiamo visto prima, lo diceva Cristiano, non è che noi dobbiamo essere esperti di come si crea un algoritmo di intelligenza artificiale. Quello c'è gente che lo fa. L'importante è che sappiamo quello che può fare. Vi do un esempio. Su una mia linea di montaggio, che produce 1 milione di pezzi all'anno, fino a 2 mesi fa avevamo un controllo visivo al 100% che era fatto sui livelli di grigi, quindi un normalissimo controllo visivo, perché non puoi farlo fare a una persona mediamente dopo qualche ora perde il livello di attenzione, ed è giusto che sia così. Quindi un controllo con telecamera che guarda gli elementi fondamentali della pompa. Con il controllo di grigio noi, a seconda delle condizioni di illuminazione o di illuminamento, potevamo arrivare anche a fare il 5, il 6, il 7% di scarto falso, perché il grigio è così, dipende da come è fatta la superficie. Siamo in territorio di Brescia, quindi sappiamo come sono le fonderie, e quindi io posso fare il 5, 6, 7% di scarto falso. Scarto falso significa attività a valore non aggiunto, cioè prendo il pezzo, lo metto da parte, lo controllo, è tutta attività che non mi paga nessuno. Abbiamo sostituito il controllo di grigio con un sistema di intelligenza artificiale. Che cosa fa? L'intelligenza artificiale, lasciate stare come è fatto l'algoritmo, vede, ti chiede, questo pezzo è buono o è scarto? È buono o è scarto? Una volta che tu gli hai dato 1000 risposte, 1000, 2000 risposte, cioè metti nel sistema, come un bambino, questo sì, questo no, questo sì, questo no, per una serie di dinamiche interne che stasera non è il caso di andare a vedere, però come diceva prima Cristiano, learn it, don't know it, cioè a me non interessa sapere che cosa c'è dentro, a me interessa sapere che lo può fare. Bene, questo sistema pian piano, man mano che va avanti, impara sempre di più. Fidatevi di questo, poi se qualcuno è esperto anche in questa chat di algoritmi, di intelligenza artificiale, lo può spiegare se lo spiega. Bene, con questo sistema noi siamo andati a uno scarto reale sulla linea dello 0,2%. Cioè tu vai dal 5% di falso scarto allo 0,2%, che lo moltiplichi per 1 milione, e se tu consideri che per ogni pezzo che ha delle dimensioni come un telefonino, lo devo prendere, spostare, mettere segregato, eccetera, e controllarlo, smontarlo, moltiplichiamo e vi fate subito i conti di che cosa significa su base annua questo. Il sistema costato in tutto e per tutto sotto i 40.000 euro, 40.000, tutto, telecamera, avviamento, intelligenza artificiale, algoritmo e connessione, tutto meno di 40.000 euro. 40.000 euro è meno di un operaio all'anno,
e soprattutto indice di qualità, cioè il cliente adesso è sicuro, noi siamo sicuri che quello che esce è buono, punto. Questa roba qui è presente oggi, 40.000 euro per una linea da 1 milione di pezzi all'anno per me va più che bene, e è ritornato l'investimento in qualche mese. Questo è un esempio di quello che si può fare con l'intelligenza artificiale. Poi si possono fare mille altre cose, perché mentre noi abbiamo difficoltà a trovare le relazioni tra variabili, ci sono software, algoritmi che tu gli dai la matrice dei dati e te le trovano loro le correlazioni e ti fanno risparmiare tanti altri soldi. Questo è, ma stiamo parlando di investimento, ormai è open, lo diceva prima Cristiano, andiamo verso il mondo dell'open innovation, open source, cioè andiamo a pescare quello che c'è nella rete. E questo è che dobbiamo veramente uscire dalle nostre aziende. Se fai così, se vai verso il mondo open, è chiaro che i costi si abbassano drammaticamente, a vantaggio di tutti. Io infatti, allora, a complemento dico anche che... Mi sentite? Sì, sì, mi sentiamo. Sì. Allora, a complemento infatti dico che... Il problema, diciamo, ora è veramente un fatto di voler provare, perché non è questione di soldi, perché veramente mettere dei sensori in una macchina, tirare fuori un po' di dati e metterci poca intelligenza artificiale, che vuol dire correlare fra di loro dei dati, quindi serve un pochettino di software, costa unità di migliaia di euro, unità per macchina, capito? Quindi non è questione di soldi, è questione di volerlo fare. E tra l'altro, oltre alla ricaduta che ha detto Corrado prima, l'effetto positivo, cioè che l'efficienza è altissima, nel senso che ti ritorna, queste cose hanno payback di mesi, non di anni, payback di mesi. Ma l'altro payback enorme è che se te lo fai implementare una volta e impari, ti innamori, a quel punto... parte che, cioè, i tuoi uomini possono imparare a fartelo da soli, no? E a quel punto ti si apre un mondo, dice, ma cielo, ma allora se io applico questa cosa a controllare quel particolare di processo, oppure applico questa cosa per controllare i dati che mi ritornano dal commerciale che magari io ad oggi non avevo nemmeno correlato, messo fra di loro, mi posso creare un cluster, mi posso allora andare io addirittura a prevedere cosa fa il cliente. Quindi quello che vi invito veramente a innescare questo processo, letteralmente si apre un mondo di una potenzialità enorme, esponenziale, ed è per questo, costa poco, è solo un fatto di volerlo fare. Noi vi possiamo proprio aiutare a innescare la miccia, farla partire, no? In modo tale che si fanno degli esercizi, si formano le vostre persone. Tra l'altro, Bosch Tech non vende prodotti, lo chiarisco, vero Corrado? Vende formazione. Quindi siamo qui a dire, vi formiamo gli uomini che indicate voi, vi aiutiamo ad avere una strategia, a impostare ad esempio una infrastruttura anche digitale, se serve, un minimo. Quindi vi impostiamo in questo, diciamo, a partire, vi mettiamo nelle condizioni di partire. Poi la missione di chi fa questo mestiere è far sì che il cliente sia autonomo dalla volta dopo di farlo da soli, in modo tale che si renda conto veramente che questo ha una potenzialità enorme. Tra l'altro, sia nel processo, che è infinito, nel processo di assemblaggio, nel processo di machining, nel processo di alimentazione della supply chain, nell'indicare che i buffer sono finiti, stanno per finire, che quindi ti parlano, perché ci metti un sensore, il sensore ti trasmette, quindi anche su quelle macchine o quegli impianti o quei reparti che erano scollegati, stand alone, tramite un sensorino che spara poi con l'Aura One, che costa poco, veramente poco, e copre chilometri, voglio dire, siamo in grado di far parlare le macchine, quindi è proprio Internet of Things da questo punto di vista. E come diceva Corrado prima, le macchine comunicano, ti danno il loro stato, e se tu sei pronto ad ascoltarle, loro, voglio dire, nuove o vecchie che siano, no? Proprio riescono a trasmetterti condizioni tali che sono più efficienti, aumenta l'OI, no? Puoi fare la manutenzione predittiva, banale, fai la predittiva,
ma ti viene naturale, non la programmata, fai la predittiva, perché la macchina a quel punto ti dice guarda che se continui così, fra 3 ore io mi fermo, fra 3 giorni quello che sarà, ma quindi te lo dice in anticipo, come Google Map che ti diceva attento alle code, no? Ecco, quindi la stessa cosa, e tra l'altro sto dicendo non provarlo, non è questione perché dici io non me lo posso permettere, sono troppo grosso, perché non ho i soldi. Non è vero, è quello che stavo dicendo ora, nel momento della crisi, è proprio nel momento di crisi che c'è bisogno di provare strade nuove. E questa, lasciatevelo dire da chi l'ha fatto, è la strada. Quindi è la strada. Tra l'altro, io dico veramente, abbiamo la fortuna di avere un esperto straordinario che è Corrado, tra l'altro scrive libri su questo e poi ho visto che cosa fa. Che cosa fa con i suoi uomini, cioè non solo lui come testa, ma la squadra che è stato in grado di mettere su, no? Giovani, tutti giovani. La stessa cosa può essere fatta scalata, 1, 2, là dove dovesse servire, in modo tale che si innescano questi germogli e queste micce, no? È questo che ha bisogno il territorio. Il territorio ha bisogno di questo. E noi sentiamo questa missione, sentiamo questa responsabilità, anche perché, ripeto, lo sappiamo fare, l'abbiamo fatto, ha successo e lo possiamo dire proprio con serenità. Quindi abbiamo la capacità della visione sistemica, la soluzione tecnologica, la visione organizzativa di ExoMind e la possibilità con il project funding anche di trovare gli strumenti finanziari. Il pacchetto è completo, una sfera, consentitemi il concetto della sfera di nuovo, cioè questo approccio sferico e globale. Quindi è veramente un fatto di mindset, di volerci provare. Grazie. Grazie a entrambi per la risposta. Avrei ancora una questione che probabilmente più affine a Cristiano, perché riguarda probabilmente un suo intervento. Quando nella parte in cui hai descritto il leader, allora la domanda è come il leader può... Ci sono diverse domande sul punto del leader, diciamo che si riassumono in come poter convincere al cambiamento i propri collaboratori, che è una parte, un passaggio un po' difficile, cioè se il passaggio è abbastanza, se il cambiamento è profondo, come convincere i collaboratori della bontà del passaggio, e poi come, tra virgolette, domanda forse un po' provocatoria, come si possono contrastare le persone che, avendo assunto in funzione di una delega, magari riescono, e di una distribuzione delle responsabilità diversa con la nuova situazione, riescono a avere degli atteggiamenti un pochettino più furbi. Allora, domande interessanti. Diciamo che un bravo leader deve essere bravo comunque a creare il senso d'urgenza, a far percepire ai propri collaboratori che il cambiamento oggi non è un qualcosa che possiamo decidere se voler fare o meno, è un obbligo che dobbiamo fare. Se noi oggi dovessimo creare una startup da zero e la volessimo creare con le logiche dell'organizzazione esponenziale, con l'intelligenza artificiale al cuore, con dei robot process automation che gestiscono in maniera automatica i processi rutinari, sarebbe molto più facile partire da zero. Nelle organizzazioni tradizionali c'è un passato, ci sono delle prassi, ci sono delle tradizioni di lavoro. Un modo molto efficace per innovare in maniera radicale e creare, diciamo, dei nuovi modelli di business, gli americani dicono on the edge, quindi ai margini dell'organizzazione tradizionale. Quindi io non vado a creare un nuovo modello di business, a creare un'offerta nuova all'interno dell'organizzazione corrente, ma creo una nuova startup, diciamo, all'interno di un'organizzazione tradizionale, dotando questa startup di un minimo di mezzi finanziari per partire, ma soprattutto dotandola di persone che hanno una mentalità aperta, la voglia di cambiare, che ragionano in maniera diversa. Diciamo che il problema del sistema immunitario contrario all'innovazione è un problema che molte aziende tradizionali affrontano. Un leader deve essere molto bravo nel far percepire che questo oggi non è un'opzione, ma è un obbligo, e non sposare questa causa mette comunque anche a rischio diversi posti di lavoro, nel senso che oggi
le professioni cambiano a un ritmo così veloce che le professioni più ricercate oggigiorno, 5 anni fa, la maggior parte di quelle non esistevano, quindi la necessità di dover fare una politica di upskilling, di reskilling è fondamentale all'interno dell'azienda, e un approccio da parte dei collaboratori che non sposano questa filosofia è paragonabile a un suicidio. Oggigiorno il leader deve essere bravo a trasmettere questo tipo di informazione, ecco. E deve essere anche bravo a non aver paura di rimuovere quegli ostacoli al cambiamento, ecco. Nel momento in cui ci sono ostacoli che non permettono di andare nella direzione in cui si vuole, purtroppo bisogna anche avere il coraggio di prendere delle scelte importanti, ecco. Ok, grazie per la risposta. Direi che in generale in questo momento la filosofia che è sempre fatto così probabilmente è quella più rischiosa da perseguire in questo momento, è quella che porterà meno frutti, se posso riassumere un po' il punto. Sì, abbiamo sempre fatto così, purtroppo è una risposta molto chiara del fatto che non si sta capendo la direzione in cui stiamo andando e non si sta capendo i cambiamenti epocali che stiamo attraversando, che erano molto importanti anche prima del coronavirus e che lo saranno ancora di più dopo, ecco. Cioè, c'è una domanda che gira sui siti dove dice qual è il maggiore fattore di cambiamento, il maggiore sponsor del cambiamento, il CEO, il CIO o il coronavirus, ed era cercato il coronavirus perché oggigiorno ci ha costretto a fare delle cose che altrimenti non avremmo fatto. Ecco, l'importante è che quando torneremo alla normalità, non torniamo alla normalità anche perdendo dei passaggi che comunque siamo stati in grado di fare in questi 2 mesi. Sperando di tornare alla normalità, almeno nella nostra quotidianità. Speriamo. C'è una domanda. Comunque a un'altra normalità. Comunque a un'altra normalità. Purtroppo. C'è una domanda che è un po' fuori dal nostro seminato, ve la faccio in maniera provocatoria. Nel senso che un interlocutore Alessia chiede se queste tecnologie di cui abbiamo parlato, queste soluzioni, come sono applicabili nell'area dei servizi alla persona. Ovvero, noi adesso abbiamo parlato ovviamente per la nostra esperienza, eccetera, dell'ambito industriale, eccetera, ma i servizi alla persona da qui in poi avranno sicuramente maggiore importanza, come stiamo vedendo in questi giorni che stanno prendendo sempre più volume e attività, quindi vorrei una vostra osservazione su questo, un vostro commento su questo. Se volete posso provare a rispondere io. Vedrete. Prego, vai Corrado. Vedete, molti concetti, diciamo, se qualcuno ha voglia può cominciare a dare un'occhiata alla società 5.0, Human 5.0. Molte delle cose che abbiamo detto sono tranquillamente applicabili anche a noi. Non me ne vogliate. L'uomo e la macchina sono molto simili, nel senso che scambiano dati. Io sto dicendo, per esempio, ultimamente che in questa fase di ripartenza non avrei nessun problema io a indossare un braccialetto che mi rileva 3 cose fondamentali: temperatura, frequenza cardiaca e saturazione di ossigeno. Esistono già, se andiamo in Cina c'è. Questi dati, invece di analizzarli io, li do a un istituto clinico, quindi anche poi ci sono diversi che mi dicono un problema di privacy, eccetera, grande fesseria, perché le sorveglianze sanitarie si possono fare. E capite che se noi applicassimo un braccialetto da 50 euro, 100 euro l'uno, esistono, se andate in internet lo trovate, e facciamo esattamente quello che abbiamo detto prima, e diamo questi dati a un servizio di clinica, non all'imprenditore. Capite che io avrei un sistema di allarme quando uno di questi 3 parametri o più parametri, per dire servizio alla persona, noi possiamo misurarci tante cose, quando il software vede che qualcosa non va, mi si accende la lampadina, non a me, al medico, che mi dice c'è un'insorgenza di qualche cosa. In questo caso stiamo parlando di questo maledetto virus, che si manifesta più o meno con queste 3 variabili, ma un domani potrebbe essere un'altra cosa. La società che ci aspetta è una società che avrà tanti servizi alla persona, dove noi stessi genereremo dati. Questa roba qui già di per sé genera dati, posizione, genera un sacco di cose. Beh, immaginate di poterci misurare, immaginate noi anziani, invece dal medico avremo la possibilità di misurare medicina,
sanità 4.0. Quindi, se per un attimo consentitemi, ci assomigliamo a delle macchine, possiamo fare esattamente gli stessi ragionamenti che abbiamo fatto prima. E già oggi per la ripresa, se non fossimo così gretti, già oggi sulla ripresa noi potremmo applicare dei sensori che ci dicono prima, piuttosto che stare ad aspettare i test sierologici o i tamponi quando le cose sono già accadute. Io, se potessi, nella mia azienda darei dei braccialetti dove i parametri biometrici vengono analizzati in background da un sistema che, se c'è qualcosa che va male, me lo dice. Sapete quanta prevenzione si può fare? È solo un esempio di servizio alla persona, solo uno. Scusami, Cristiano. No, no, grazie. No, io volevo solo portare l'esempio di un mio cliente che, diciamo, ha due tipologie di business. Da un lato, ahimè per lui, gestisce delle RSA, perché in questo momento credo che non stia attraversando una vita facile, e si stava spostando progressivamente verso i servizi di assistenza domiciliare alla persona, e attraverso un percorso che abbiamo disegnato insieme, questa seconda parte di servizio domiciliare alla persona l'abbiamo arricchito di parecchie tecnologie, dalla possibilità da parte delle persone di poter dialogare attraverso Skype, la funzionalità di intelligenza artificiale. Un'altra cosa molto carina che abbiamo fatto, abbiamo costruito una piattaforma digitale dove sostanzialmente chiedevamo delle risorse in una logica di ecosistema, di aiutare queste persone invalide, quindi la signora che comunque non ha niente da fare, che può permettersi di andare in posta a ritirare la raccomandata per la persona che è a casa, che è invalida, può accedere a questa piattaforma e può diventare una risorsa utile. Quindi io credo, poi la mia esperienza sono prevalentemente nell'ambito dei servizi, io posso confermare assolutamente che da parte mia l'applicabilità di queste tecnologie ai servizi ha una potenzialità spaventosa, paragonabile a quella in ambito industriale, credo. Decisamente. Tra l'altro, ieri abbiamo partecipato a un webinar promosso dalla Camera di Commercio sulla ripartenza in sicurezza, dove proprio Gabriele ha presentato varie soluzioni tecnologiche, tra cui, come accennavate, anche al discorso delle soluzioni sistemi in logica, in quel caso, ultra wideband, per monitorare la prossimità, no, della distanza fra uno e l'altro. Quindi è il bracciale, è un'applicazione diversa del bracciale che diceva Corrado. Quindi le tecnologie ci sono a disposizione, dipende veramente quanto vogliamo, uno, da un lato, saperle concepire, secondo, che libertà gli vuoi dare, perché è soltanto un limite oggi, spesso dovuto al legame della privacy da un lato, l'altro anche di competenze, perché la cosa che si richiede perché questi sistemi funzionino è che si faccia sistema fra l'azienda, fra la rete sanitaria, l'assistenza sanitaria, la farmacia, il medico. Quindi, e lì si entra in campi diciamo diversi, perché chiaramente non fanno tutti parte dello stesso perimetro. Quindi il concetto di fare sistema è a questo punto determinante, perché veramente altrimenti si vanifica la potenzialità che avere la possibilità di elaborare con un po' di intelligenza artificiale il dato, e io ho l'informazione, se poi questa informazione non riesco a farla fruire e a metterla in giro nel sistema, perché il sistema si blocca, perché a un certo punto, per motivi burocratici, per motivi di autorizzazione e cose varie, non succede. E ad oggi sull'ambito della persona, lasciatevelo dire da chi ci ha provato anche di recente, il vincolo e l'impedimento è spesso questo, quindi piuttosto burocratico, che sicuramente burocratico, non tecnologico. Esatto, sì. Penso anche a tutti i vari servizi che possono essere fatti attraverso app, giusto per dare il mio contributo, i servizi dei comuni attraverso le app che possono gestire movimento di cibi e altri servizi, o banalmente alcune soluzioni che permettono al evitare le frodi. Per esempio, adesso c'è un servizio che permette attraverso il cellulare di riconoscere quando un operatore di uno specifico comune o una specifica azienda è effettivamente lui, attraverso o un altro cellulare, oppure per le persone più anziane che non hanno dimestichezza col cellulare, un semplice dispositivo con una lucina verde e rossa che si accende
se il cellulare dell'altra persona è effettivamente colui che dice di essere. Quindi le possibilità effettivamente sono tante e diversificate. Le altre domande penso che abbiamo risposto più o meno attraverso le domande che abbiamo fatto adesso, perché ho fatto domande abbastanza ampie e quindi le vostre risposte hanno coperto anche alcune altre domande un pochettino più specifiche rispetto alle attività di machine learning e intelligenza artificiale. Direi che il punto, se vogliamo fare un breve punto conclusivo rispetto all'attività che stiamo iniziando e soprattutto rispetto, che mi pare il messaggio che vorremmo far passare anche rispetto alle domande che sono pervenute, è il fatto che questa attività è un'attività che noi vogliamo mettere in campo e che può partire immediatamente, cioè non è necessario adesso forse il fatto che queste attività siano state fatte, per esempio l'esempio portato da un'azienda come Bosch può spaventare, perché uno pensa che Bosch in quanto tale non abbia i problemi delle piccole e medie imprese, ma invece l'ingegnere della Forza Italia con i numeri ci ha dimostrato che quanto impattano e di che investimento stiamo parlando. Quindi queste sono le azioni, che una delle azioni concrete, gli esempi concreti che possono essere messi in atto, che il 14 maggio analizzeremo un attimino più in dettaglio in un webinar simile ma molto più tecnico e concreto. Vi chiederei se avete modo di fare una chiusura e quindi poi di conseguenza chiudere il webinar, se siete d'accordo. Prego. Vado. Prego, ingegnere. No, intanto io ringrazio, non ho avuto la, diciamo, purtroppo non si vede chi c'è dall'altra parte, quindi questo è stato l'unico problema della tecnologia. La tecnologia ha anche questo tipo di problema, perché poi ricordatevi, come diceva prima Cristiano, l'uomo rimane sempre al centro. E per guidare questo processo c'è bisogno dell'uomo e della consapevolezza, per cui l'invito a tutti è mettetevi un po' in discussione, la strada non è semplicissima ma è percorribilissima. Tutto qui e grazie per l'attenzione. Grazie. Cristiano. No, io ribadisco che il ruolo di imprenditori e dirigenti in questo momento è quello di disegnare le loro organizzazioni per il futuro, quindi immaginare di avere a che fare con una startup, ripensare al modello di business, ripensare al modello organizzativo, usare le tecnologie e dedicare più tempo a capire cosa succederà domani rispetto alle problematiche di oggi. Come dicevo prima, c'è una fase importantissima in questo momento di stabilizzazione, dobbiamo gestirla, ma un secondo dopo dobbiamo pensare a reinventarci, perché non è più un'opzione ma è una necessità. Se posso, in chiusura, infatti io dico, io credo che l'intenzione nostra era quella, proprio come dicevo, di trasmettere a tutti questa opportunità, l'opportunità che da un lato ci sta forzando il quel maledetto virus e dall'altra l'opportunità come soluzione che avete di poter utilizzare questa squadra che oggi vi abbiamo presentato e che siamo convinti può essere veramente utile a poter rilanciare e recuperare lo stato di crisi in cui ci ha sbattuto il virus e addirittura prendere questa come un'occasione proprio di rinascita, rilancio e fare anche quello, come dicevo, che magari prima non avremmo avuto il coraggio di fare. Detto questo, infatti io dico, infatti mi è piaciuto molto e quindi spero che sia stato, che sia piaciuto anche a voi e che sia utile. Gabriele. Perfetto, grazie a tutti. Grazie a tutti i partecipanti, vi ricordo che lunedì invieremo a tutti i partecipanti le presentazioni, i contenuti che sono stati visionati stasera, in modo che li abbiate a vostra disposizione. Vi invito ovviamente a contattarci per poter fare la prima fase, quindi avere un colloquio e poter discutere delle possibilità che abbiamo, sia tecnologiche, sia di finanziamento, sia di organizzazione, che ci sono. E ricordo che ovviamente questo primo incontro è assolutamente gratuito, quindi vi invito a contattarci. I nostri contatti ce li avete, perché altrimenti non sareste iscritti a questo webinar, quindi
gli altri sono a me, telefonateci e noi siamo a vostra disposizione, noi e il nostro team, che in questo momento non è qui davanti alle telecamere, ma è dietro ed è numeroso, e è a vostra disposizione. Quindi vi ringrazio per averci ascoltato finora, il webinar sarà disponibile online anche sul nostro canale YouTube. Vi auguro una buona serata e un buon weekend. Arrivederci a tutti. Buon primo maggio a tutti. Grazie, buona serata. Buona serata. Ciao, Corrado, ciao Cristiano. Grazie a tutti. Ciao, Gabriele. Ciao a tutti.